Fratelli bianconeri, non buonasera a tutti voi. Eccoci qua dopo la live reaction di Spezia Juventus che ha visto trionfare la Juventus per 2 reti a 3. Un piccolo commento sulla partita. Non ci siamo. C'è molto, 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 molto lavoro da fare, soprattutto. È una squadra con degli evidenti affanni, evidenti, ma più che altro per me sono affanni psicologici a livello mentale. Ed è chiaro che se la testa non funziona, non puoi pretendere che funzionino le gambe. Detto ciò, Allegri è atteso da un duro lavoro che sta cercando di rimettere in piedi una squadra che era allo sbando più totale o quasi. Era una squadra molto in confusione, che non aveva idea, perché purtroppo Pirlo non è stato, purtroppo, e mi dispiace questo per Andrea, non è stato in grado di dare un'idea a questa squadra. E ovviamente Allegri deve ripartire completamente da zero. Quindi non voglio andare a ripetere le stesse cose di Allegri perché non gioca, perché non me ne frega niente. La Juventus stasera aveva bisogno dei 3 punti, assolutamente. Questi 3 punti, che non sono ancora, la classifica non è definitiva, però ci mette in una posizione un po' più, diciamo, meno in affanno, se vogliamo dire così. Chiaramente stasera bisogna salvare il risultato, è la cosa più importante. Scusatemi. Detto ciò, Pagellasse, Szczęsny, 6,5. Caro Szczęsny, mi sembri in evidente ripresa. Diciamo anche stasera due parate importanti, ma soprattutto hai ricominciato a dare quella piccola parte di solidità in difesa di cui questa squadra era mancata nelle prime 3 partite. Soprattutto per colpa tua. Per cui stasera direi un grosso passo in avanti. Non ti voglio dare ancora 7, anche se forse stasera lo meriteresti. Mi fermo al 6 e mezzo. Ti aspetto anche ad altre prove. Danilo, 6. Caro Danilo, sei un giocatore importante per questa squadra, ma poco appariscente. Fai molto lavoro nero, poche discese sulla fascia. Stasera invece forse sarebbero servite un po' di più, visto l'assenza di Cuadrado, però ciò non toglie che comunque sei un giocatore affidabile e credo che anche stasera l'hai dimostrato, pur non eccellendo particolarmente. Bonucci, 6, lavoro praticamente in cabina di regia, si sposta in attacco tutte le volte che ci sono dei cross o cose del genere. Stasera non è stato letale, magari come in altre occasioni, però non mi sento di criticare Bonny stasera che per me ha fatto un'onesta partita, ma fino al gol che abbiamo subito dell'1-1, dove ti sei del 2-1, scusa, dove ti sei fatto uccellare in un modo incredibile. Incredibile, non è da te. Questa è l'ennesima dimostrazione, caro Bonny, di quello che io vado dicendo da tempo. Quando tu vicino hai gente fenomenale come Chiellini e Barzagli dei tempi d'oro, eccelli anche tu. Quando tu devi dirigere la difesa della serie, facciamo un passo indietro e alziamo le mani. De Ligt, 6,5. Non mi sei dispiaciuto, Matis, anche per il bel gol. Anche se per me. Anche tu nell'occasione del gol è da rivedere la cosa, però sicuramente un passo avanti in una partita che era fondamentale vincere, fondamentale, era fondamentale. E ci siamo riusciti anche se con fatica. Anche da te, come sopra, mi aspetto ad altre prove più importanti e probanti di questa. De Sciglio, 4. Giocatore che devo ancora capire le motivazioni vere del perché, caro Mattia, tu stai alla Juventus. Tu alla Juventus ci stai per grazia ricevuta, per colpe,
di un allenatore che ti vede come un suo pallino e veramente non riesco a capire che cosa questo allenatore ci veda in un giocatore come te, onestamente parlando. E mi dispiace dirti queste cose, perché qualche tempo fa tu eri entrato nel giro della nazionale, eri entrato. Alla Juventus su 10 partite che giochi ne fai bene due, benino poi, niente di particolare. Per il resto io in te ma vedo una grande mediocrità. Perdonami, ma credo che stasera il 4 ci stia tutto. Chiesa 7, senza ombra di dubbio, per me il migliore in campo. Giocatore imprescindibile per questa Juventus perché quando gioca con questo carattere non ce n'è per nessuno. Si va a conquistare gli angoli, si va a conquistare i falli, segna, inventa calcio e devo dire anche inventa calcio, anche se non è il suo ruolo, perché il gol comunque è un'idea sua e per cui non si può pretendere di più. Bravo Federico, continua su questo passo perché avrai una carriera rosea. Alla Juventus, mi auguro. Detto questo, qualche infortunio di troppo subisci. Questo mi preoccupa un pochino. Bentancur, 4. Giocatore che se fosse per me farebbe panchina e qualche volta tribuna. A me è un giocatore che mi ha deluso. Io sono stato uno dei tuoi più grandi estimatori. Quando sei arrivato alla Juventus, il primo anno, ho detto, se questo cresce bene, potrei diventare un campione. Mi hai fatto ricredere sotto tutti i punti di vista. Per me sei un giocatore che deve stare in panchina. Scusami, amico mio, ma questo è quello che io penso di te. Soprattutto quando fai partite come quella di stasera. McKennie, 5 e mezzo, caro mio papà l'americano, non mi sei piaciuto. No. Non mi sei piaciuto perché in certi momenti sembri completamente al di fuori dal gioco. Poi hai qualche sprazzo dove sembra in grado di costruire qualunque cosa. Troppo altalenante, non va bene. Per meritarsi qualche Juventus da titolare importante, bisogna che ci dai molto di più di quello che si vede. Caro mio pappa l'americano, ti aspetto ad altre prove. Rabiot, 5. Caro Adrien, mi dispiace, ma continui a deludermi. Un giocatore come te deve tirare in porta perlomeno 3-4 volte a partita. Provarci. Liberarsi, trovare gli spazi. Capisco che non sei un grandissimo centrocampista. Capisco che non sei attorniato da grandissimi centrocampisti, ma qualche volta provare il tiro da fuori, visto che tu il tiro da fuori ce l'hai, non sarebbe una cosa sbagliata. Concordo su di te pienamente con le parole di Mister Allegri. 5. Dybala, 7. Ken, 6. Fai un bel gol, Ken, perché non posso dire hai fatto un bel gol sull'assistenza dell'unica cosa bella che ho visto fare da Rabiot, la sponda. Hai fatto un bel gol. Però anche tu devi crescere molto per meritarti la Juventus da titolare. Perché, caro amico Ken, un conto è giocare contro lo Spezia, un conto sarà giocare quest'altro mercoledì contro il Chelsea. Ocio. Però confido nella tua crescita, voglio aver fiducia. 6. Alexandro 6 e mezzo. Ha cominciato la stagione, secondo me, bene. Spero di vedere, caro Alex, queste performance tutte fino alla fine della stagione, indipendentemente dall'avversario. Perché nonostante quello che molti tifosi dicono, io penso che tu potresti essere uno dei leader di questa squadra. Ma poterlo diventare veramente, non fare come hai fatto fino ad oggi, ma diventarlo veramente dipende soltanto ed esclusivamente da te. Dimostrami perché secondo me le caratteristiche le potresti avere. Locatelli, 6 e mezzo. Loca, non mi sei dispiaciuto. Hai fatto la tua buona prestazione quando il mister ti ha messo in campo. Stasera credo veramente di poter dire che sei un centrocampista che potresti diventare importante in questa Juventus. Avrai notato che giocare nella Juventus, caro Loca, non è come giocare nel Sassuolo, con tutto il rispetto per il Sassuolo. Però stasera il tuo ingresso in campo ha fatto quadrare meglio la Juventus, a mio parere. Per cui devi continuare su questa strada. Ti
voglio molto di più anche da te. Morata, sei, io non ho più niente da dire, non ho più niente da dirti, perché per me quando giochi fai tutto e di più per dare il tuo meglio. Secondo me sei uno dei giocatori non criticabili di questa squadra. Non sei un fuoriclasse, perché non lo sei mai stato e mai lo sarai, ma sei sicuramente uno di quegli attaccanti che in una squadra comunque ci sta e molto bene. Certo, sarebbe meglio avere Benzema piuttosto che Kane, ma abbiamo Ken con i quali ti devi dividere, però le tue prestazioni mi soddisfano quasi sempre. Kulusevski senza voto, perché tanto non voglio giudicarlo neanche. Bernardeschi 6, entrati in campo, Berna non ha fatto male, non ha fatto male, gli ho visto fare anche un paio di aperture molto belle, interessanti. Anche questo giocatore deve riprendere fiducia, molta fiducia in se stesso. L'avevi persa negli ultimi 2 anni, molto. Devi darti da fare, Federico, molto più da fare di quello che tu hai fatto vedere fino a oggi. A oggi non sei un giocatore da Juve, devi diventarlo e ti devi svegliare. E per ultimo il voto ovviamente al nostro mister Allegri, al quale stasera mi è piaciuto perché secondo me ha fatto benissimo, ha azzeccato i cambi, a mio parere ha fatto bene. Quindi a mister Allegri stasera diamo un 6,5. Tendente al 7, ma non voglio esagerare, perché anche tu, mister, sei un po' sotto l'occhio del ciclone. Stai attento, ti tengo d'occhio.